I bambini della quarta A, quest'anno, dopo aver studiato le civiltà della Mesopotamia, hanno realizzato, con materiali di riciclo, la città di Babilonia. Ora vi presenteremo il nostro lavoro fatto con entusiasmo e creatività. La biblioteca era costituita da lunghi corridoi e costituita anche da tante mensole su cui sono poste tante tavolette di argilla con scritture cuneiforme. Essa fu costruita da Nabucodonosor, il grande re babilonese. Questa è la ziggurat. Era un luogo sacro dove in alto c'era l'osservatorio in cui osservavano le stelle e i pianeti, mentre sotto c'erano i magazzini dove conservavano le scorte di cibo. Questa è la casa dei contadini, costituita da un solo piano dove noi abbiamo riprodotto gli attrezzi da lavoro e i vasi in terracotta contenenti cereali. Questa è la casa degli artigiani fatta da noi. È costituita da due piani. Il primo piano dove c'è la bottega, che ci sono le merci che vendono e fatte da loro. Il secondo piano che è il punto dove vivono. E nel terzo piano c'è una terrazzina ampia. Questo è il palazzo del re. Come potete vedere era molto grande. Col trono posto di fronte all'ingresso si crea un forte effetto scenografico, aumentato dalle decorazioni delle pareti. C'erano poi i famosi giardini pensili. La sala del trono era larga 50 metri e profonda 15. All'interno c'era un letto a baldacchino, un tavolo e il trono. Al piano superiore si trovavano delle sedie e un tavolino. Questa è la casa delle tavolette, era la scuola di Babilonia e non tutti potevano frequentarla, solo i figli dei più ricchi e i maschi. All'interno abbiamo messo degli armadi con sopra delle tavolette e poi abbiamo messo delle scrivanie con sopra delle tavolette in cui scrivevano con lo stilo.